Con Di Maio un governo lo rifarebbe eventualmente un giorno. No, chi ha scelto Renzi non sceglie più Salvini e la Lega. Ognuno è libero di fare le sue scelte, però siccome la faccia dice più di mille parole, penso che tutti abbiate visto i volti di alcuni ministri in queste ore. E c'è qualcuno che evidentemente non ha la coscienza a posto, però non mi interessa, guardo avanti e lo dirò in aula, per nulla al mondo cambierei la mia posizione oggi con quella di Conte, mai, mai. Allora, scusate, è molto interessante anche umanamente quello che ha appena detto Salvini, secondo me. Io voglio dire a Barbacetto che per me la migliore definizione di questo governo era data Padellaro, il governo dei malavoglia. Era palese che Di Maio ha fatto una fatica del diavolo in tutta la trattativa. Devo dire che anche Zingaretti ha fatto una bella fatica, salvo poi alla fine, secondo me, recuperare. Però, in ogni caso, ieri la faccia di Di Maio era una faccia scurissima, tesissima. Effettivamente, insomma, il tema esiste. E Salvini, hanno ragione i miei colleghi giornalisti a dire, fino alla fine ha sempre salvato Di Maio. Cioè, Conte il cattivo, Di Maio, si sarebbe detto una volta, un compagno che sbaglia. Sì. No, forse Di Maio. È stato Di Maio. Di Maio diceva. Di Maio salvare Salvini. Di Maio diceva. È stato Di Maio salvare Salvini sulla 18. Posso dire una cosa? Certo, Cassola, dottoressa sempre. Merlino. Lei allora, è benvenuto. Io la ringrazio. Se avessi saputo di trovarmi di fronte a 10 minuti di Salvini, probabilmente non venivo, perché la mia opinione, gliela dico chiaramente, è che Salvini deve andare a fare in culo. Sono stato chiaro. Cazzola! Ma lei. Ma come siamo usciti dalle del Vaffa? Tutti sobri. E Cazzola dice queste cose. Io le voglio ricordare. Io in questi giorni. Aspetti, mi lascia finire. Cazzola, posso chiedere un favore? La conosco da tanti anni. Ritiri quello che ha detto. Non è una cosa carina. Ritiri quello che ha detto. È grave. In questi giorni. Cosa è che è grave? Cazzola è grande, no, il grande democratico che offende. Ritiri quella frase che ha detto, perché non è una bella frase. No, no, non è degna di lei, della sua intelligenza. No, io non la ritiro fatto. Io voglio dire una cosa però. Io ho studiato in questi giorni la vita di suo nonno Mario Palermo. Grande italiano, grande antifascista. Mario Palermo non esitò a entrare nel secondo governo Badoglio, nonostante che Badoglio fosse il protagonista delle avventure coloniali del fascismo, nonostante che avesse bombardato gli abiscini, nonostante che fosse duca di Addis Abeba e nonostante che fino al giorno prima fosse fascista. Perché suo nonno fece questa cosa qui? Perché c'era un pericolo più grande da sventare. Oggi il pericolo più grande da sventare è avere un governo Salvini. Questa è la mia però opinione. Mi scusi, Cazzola, io non credo via. Che questo sia il momento storico in cui esiste quel pericolo. Non è possibile delle offese di questo tipo in una trasmissione. Cioè, uno che dice affanculo a Salvini, ma non è Sono d'accordo, credo che siano totali sbagliati. Lei può criticare aspramente le idee di Salvini, ma non si può dire una cosa del genere di un leader politico votato da molti milioni di italiani. Quindi le chiedo davvero di ritirare quello che ha detto. Non preoccuparti. Hitler fu votato da 13,7 milioni di tedeschi. Ma cosa c'entra? Ma vergognati di quello che dici. Non c'entra vergognati. Nulla, Cazzola, non facciamo paragoni storici fantasiosi, non c'entra nulla. E io posso capire benissimo che lei sia in totale disaccordo con le idee di Salvini, ma credo che quella frase non le faccia onore, lo dico con sincerità. Va bene, io che le dica. Io sono qui e non la ritiro. Allora, torniamo al Senato da Ludovica Ciriello. No, però io vado via. Sì, Mirta, come dicevi tu, è stato un intervento anche molto interessante sotto il profilo umano, perché Salvini si è mostrato mite ma anche deluso dai suoi precedenti alleati, più arrabbiato e nervoso nei confronti del presidente Conte, il quale Conte in effetti anche ieri quasi si rivolgeva direttamente a lui parlando dei banchi del governo, quindi è quasi come se si fosse entrati in una resa dei conti tra i loro due, come se Salvini lo avesse individuato come vero leader anti-Salvini. Un attimo, Bitonci, parliamo un attimo, scusi, non si tolga il microfono, se no non sentiamo le sue ragioni. Durante una trasmissione condotta in maniera egregia da lei, dove tutti noi, in maniera ovviamente molto aperta, democratica, diciamo le nostre opinioni, nessuno offende nessuno, che ci sia un suo ospite che manda a fanculo il
leader di un partito politico votato dai cittadini che ha ancora il 34% dei consensi. E non c'entra nulla Iltre. Ha ragione Bitonci, Cassola. Allora sai cosa faccio io? Che lei tu rimani scusa. Là. No, tu rimani là sulla tua poltrona. Sulla tua poltrona. Io la mia poltrona per dignità la lascio e vado via. Perché se non chiedi scusa... Ma no, ma posso dire Bitonci, però è un errore. Non esiste una cosa di questo tipo. Io vado ho già stigmatizzato via. L'errore. Perché devo andare via? No, stiamo vado parlando via perché di cose se importanti. Lei, se lei non... chiede no, vado via io, ho chiesto vado una via volta, io, vado via, lei, vado via. Ma non esiste una cosa del genere, Bitonci, mi dispiace. Io ho una grande so stima di te, vado via io per Salvini nutro disgusto e disprezzo. No, ma o chiede ti scusa, o chiede okay. Scusa, io pubblicamente, si può capire magari si che un colpo di pressione, ecco, qualcos'altro, possa portare Cazzola, delle offese, può chiedere scusa per il tono che era sbagliato. Non può dire una cosa di questo tipo. E io non posso stare seduto sulla Cazzola, poltrona, chieda scusa. Le lascio la sua così poltrona. Così chiudiamo questa puntata in maniera civile, tra persone civili. È meglio così, mi creda, chieda scusa, Bitonci rimane e parliamo, avendo idee totalmente diverse, ma rispettandoci come persone, che è la cosa giusta da fare. Le chiedo per favore, allora, chieda scusa. Io chiedo scusa per l'espressione di andare a fanculo, che evidentemente è un'espressione volgare, però io ribadisco... che per Matteo Salvini nutro, non stima, nutro disgusto e disprezzo. Ok, mi pare che così sia diverso, okay. Ringrazio Bitonci di rimanere e ringrazio Cazzola che è arrivato a una formulazione più accettabile del suo pensiero. Gesù benedetto. Allora, Geremic. Prima di venire in trasmissione, eh? Cioè nel senso che... Non riapriamo, sono d'accordo con la quarta pelle, noi donne siamo pragmatiche, non riapriamo. Geremicca. Su cosa? A piacere, Geremicca! No, cioè, ma tu hai ragione. A piacere!